Buongiorno a tutti, sono Buongiorno. Rosa Imoni, giornalista finanziaria di WebSim, la divisione digitale di Intermonte. Oggi siamo qui a Next Jam con il dottor Andrea Galardi, CEO di Soges. Soges Group, sì. Allora, partirei con la prima domanda. Soges opera nel settore alberghiero. Può raccontarci, dottore, più nel dettaglio la vostra attività? Benissimo, intanto grazie per... Grazie a lei. La presenza. Allora, noi siamo una realtà che opera nel settore dell'hospitality, siamo degli operatori professionali. Ad oggi abbiamo 8 strutture ricettive con l'apertura di una nona entro, si spera, maggio 2025 e intercettiamo questo settore in cui ci sono molti hotel indipendenti che hanno necessità di avere una nuova gestione innovativa nel settore. Perfetto. Allora, un'occhiata, una panoramica alla semestrale. Soges ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi pari a 7,4 milioni di euro in rialzo rispetto alla prima parte del 2023. Cosa può dirci sulla semestrale? Allora, la semestrale ha rispettato quelle sono state le nostre aspettative da budget di inizio anno. Niente, i numeri si sono confermati. Ovviamente nel nostro settore, essendoci una stagionalità, i risultati più performanti si hanno nel secondo periodo. Considerate, per noi la semestrale quest'anno è stata bella carica, impegnativa, perché ci siamo quotati il 12 giugno del 2024. Quindi però siamo molto soddisfatti perché i numeri, soprattutto della città fiorentina, ma anche di tutto il Chianti, sono stati veramente soddisfacenti. Perfetto. Qual è la vostra strategia di crescita? Cosa avete in mente per il futuro? Guardi, noi abbiamo fatto questo passo importante dell'IPO, quindi di avere questo bollino di trasparenza e serietà di Borsa Italiana proprio per poter crescere ancora. Avendo l'88% di occupazione, e comunque IDR molto importante, l'unico modo per crescere oggi per la nostra realtà è quello di fare nuove acquisizioni. E non le nego che questa scelta, molto secondo noi tra adesso azzeccata, di fare questo forte percorso di IPO ci ha portato comunque una visibilità e tante opportunità sul tavolo che stiamo vagliando. Quindi la crescita avverrà senz'altro con nuove acquisizioni di gestioni, perché noi comunque siamo operatori. Va bene, grazie mille. Ringraziamo il dottor Andrea Galardi per essere stato con noi.